Jet Privati! Stop Jet Privati! What do we want? Climate justice! What do we want it? Now! Face a serious risk of extinction. Gli attivisti di ultima generazione disertano la COP27. La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici non interessa al gruppo che più di tutti ci ha abituato ad azioni eclatanti per chiedere azioni urgenti contro il cambiamento climatico. Non ci interessa assolutamente niente della COP27. Le proteste devono essere efficaci. Per essere efficaci devono essere a semplice partecipazione. Chiedere a delle persone di prendere un aereo per andare a protestare in Egitto non è certamente qualcosa alla portata di tutti, sia a livello di tempo sia a livello di portata economica. L'idea di questo ambientalismo, che è partecipato principalmente da persone di classe medio-alta, e queste persone devono sforzarsi in tutti i modi di renderlo partecipato ad ulteriori strati sociali, e non è un'impresa semplice. Veniamo da 30 anni concepimento delle lotte come globali, e questo è giusto, però una persona non deve perdere l'aspetto nazionale. Molti di questi incontri producono i risultati degli accordi che non sono vincolanti a volte, o quando sono vincolanti sono completamente ignorati dagli stati nazionali. Abbiamo bisogno di una rivoluzione, abbiamo bisogno di una rivoluzione globale, ma questa si farà aumentando la pressione ogni gruppo, ogni movimento all'interno del proprio stato verso richieste al proprio governo. Bisogna agire in maniera globale, ma il target sono i governi nazionali. La metafora è molto semplice. C'è un pozzo e c'è un rubinetto. Quel rubinetto aperto riempie oro nel pozzo. Ok, l'oro e il pozzo sono le multinazionali del combustibile fossile, ma quel rubinetto sono gli stati. E noi dobbiamo rompere quel rubinetto. Non possiamo far diversamente, non lo rompiamo in Egitto, il rubinetto italiano. Azioni di disobbedienza civile non violenta. Questo è il modus operandi di ultima generazione e queste le loro richieste. Il modello è il modello della resistenza civile classica. È quello che stiamo riportando in Europa, come Carrete 22, quindi Just Oil, ultima generazione, l'ex generazione, Stable Growth. E riportare il modello classico, quello di Gandhi e Martin Luther King. Hai delle richieste chiare, sono delle richieste vincibili e sono dirette al governo che ti dovrebbe rappresentare. Nel nostro caso stiamo semplicemente chiedendo di non produrre ulteriore carbone, di non estrarre ulteriore gas e 20 gigawatt di eolico e solare per dare migliaia di posti di lavoro alle persone italiane e non, e anche un drastico calo nelle bollette. Sono cose assolutamente fattibili, potrebbero essere pronte in pochi mesi. Allo stesso tempo, anche se queste cose sono moderate, noi facciamo il massimo del disagio e prendiamo il massimo delle conseguenze legali, perché questo produce un cambio nell'opinione pubblica. Noi non piaceremo a molte persone, però le persone cominciano a pensare: ma com'è possibile che devono rischiare di andare in galera per chiedere delle cose che il governo ha già promesso di fare in leggi nazionali e secondo accordi europei? E questo fa capire all'opinione pubblica la cosa più importante, che non è semplicemente un problema ambientale, è un problema di corruzione politica. Ed è lo sdegno per la corruzione politica che porterà sempre più persone ad agire in maniera radicale. Non i numeri dell'IPCC, che sono ovviamente importanti, ma non smuovono nessuno. I metodi di ultima generazione dividono l'opinione pubblica e dividono il mondo ambientalista. Io credo che sia un atteggiamento molto comune della classe medio-alta, perché non vogliono ammettere che con pochissimi soldi stiamo ottenendo un impatto mediatico molto più alto di ONG con direttori strapagati. Il nostro budget è stato 80.000 euro in un anno e siamo uno dei movimenti con più attenzione mediatica in Europa, con 45 persone che hanno agito negli ultimi 2 mesi. Questo è evidente, perché non utilizziamo un metodo che ci chiede di voler piacere o di voler aver ragione a tutti i costi, perché mandiamo in televisione gente comune, perché mandiamo in strada gente comune, e questo fa molto male a chi è abituato a un tipo di attivismo elitario in cui gli attivisti sono iperprofessionisti che si sanno calare degli elicotteri. E intanto non cambia niente, perché ci mettono 8 mesi per organizzare un'azione. Noi siamo sui giornali tutti i giorni con un centesimo del loro budget economico. Ma le richieste di ultima generazione sono davvero realizzabili? Qual è la roadmap per arrivare a raggiungere risultati concreti prima che sia troppo tardi? Uno studio della Stanford University di Mark Jacobson, lui è uno dei più grandi ingegneri energetici del mondo, assieme a molti colleghi ha fatto uno studio su 145 paesi, tra cui l'Italia,
e ha detto che in tutti questi 145 paesi sarebbe possibile passare a un fabbisogno energetico ricoperto al 100% da rinnovabili prima del 2050, potenzialmente entro il 2040. Ovviamente c'è questo, ovviamente c'è un calo di consumi attraverso un grande efficientamento energetico, perché non possiamo neanche immaginare di continuare a consumare allo stesso livello in cui stiamo consumando adesso. Trasporti pubblici, ovviamente, ma poi gestione comunitaria e piani di adattamento climatici che sono seri. Quello che dobbiamo andare a dire alle persone è: Milano entro il 2050 sarà invivibile. Dovete cominciare a muovervi, dovete cominciare a rimparare, a coltivare. Il problema più importante, la cosa che porterei più sul piatto, sono politiche di democrazia partecipativa diretta, quindi cercare di avere scienziati sul territorio che aiutino le persone ad adattarsi, a rimparare a coltivare in una maniera sostenibile, a rimparare a gestire il reddito attraverso in parte un'autoproduzione. Non sto dicendo che tutto questo avviene da oggi al domani, sto dicendo che dobbiamo cominciare a riorganizzare le nostre comunità in maniera che gli esperti siano all'interno delle nostre comunità e aiutino le persone a reagire ai disastri che stanno già arrivando. Ci costringeranno ad abbandonare buona parte delle città più popolose dell'Italia entro 30-40 anni. Piagna dei cazzi loro! Portacci loro! Andiamo, andiamo, andiamo.